Su Topolino 3470 ritornano nuova storia della serie Topolino Comics and Science, Paperino e l'auto smemorata, ancora una volta scritta da Marco Bosco e disegnata da Giampaolo Soldati. Nel corso della storia, Paperino si ritrova a dover affrontare un problema che tutti gli automobilisti prima o poi devono affrontare: portare la propria auto alla carrozzeria. Il problema di Paperino è che, essendo la sua auto un'utilitaria, viene spesso e volentieri urtata dalle altre auto di passaggio e quindi deve portare dal carrozziere la sua 313 piuttosto spesso. Allora Paperino decide di voler risolvere alla radice il problema rivolgendosi ad Archimede. Archimede Pitagorico allora gli propone uno spray che, spruzzato sul metallo di cui è fatta la carrozzeria della 313, in pratica la trasforma in un'auto costituita da leghe a memoria di forma. In termini semplici, una lega a memoria di forma è una lega metallica in grado di mantenere in un certo senso la memoria della sua forma originaria e, in caso di eventi violenti, come può essere un urto, è in grado di riacquistare la sua forma originaria nel momento in cui gli si fornisce, ad esempio, dell'energia riscaldandola. Il fenomeno venne osservato per la prima volta nel 1932 da Chang e Reed, mentre stavano studiando una lega costituita da oro e cadmio, e che esibì esattamente delle proprietà molto simili a quelle che abbiamo raccontato prima per le leghe a memoria di forma. Passarono circa una trentina di anni quando William Buehler, nel 1963, osservò proprietà analoghe in una lega costituita da nichel e titanio. Oltre a questa lega, che per quanto sia costosa e anche particolarmente resistente, anche la lega costituita da rame, alluminio e nichel è particolarmente interessante per gli usi industriali. Nella sostanza, una lega a memoria di forma si comporta un po' come una lega normale quando avviene una transizione di fase. Una transizione di fase è quando un materiale passa da uno stato, ad esempio lo stato solido, come può essere un blocco di ghiaccio, a quello liquido, come può essere l'acqua, oppure da quello liquido a quello gassoso, come l'acqua, che ad esempio bolle. In questo caso però le fasi sono puramente cristalline, perché qui stiamo parlando della struttura cristallina del metallo. I metalli a memoria di forma, infatti, passano da una fase detta austenite a una fase detta martensite e viceversa. Generalmente la fase detta martensite è quella dello stato, diciamo così, normale, alla temperatura ambiente. Il passaggio dalla martensite all'austenite non dipende tanto dal tempo, dalla durata di questo passaggio di fase, quanto dallo stress e dalla temperatura che viene fornita alla martensite. Una cosa interessante, forse un pochino tecnica, che ho avuto la curiosità di andare ad esaminare, è stata quella di cercare un po', dal punto di vista matematico, questo passaggio di fase. Ho scoperto in un articolo che effettivamente le equazioni che vengono proposte per descrivere i materiali a memoria di forma non sono molto diverse dalle equazioni che vengono utilizzate per descrivere passaggi di fase, come quelli dal ferromagnete all'antiferromagnete, cioè passaggi di fase che sono di tipo quantistico. Ora, affermare che questo sia un effetto quantistico forse è un po' esagerato, però le equazioni non sono molto diverse, visto che per modellare il metallo si vanno a identificare i cristalli come dei nodi all'interno di un reticolo tridimensionale, un po' come succede in molti modelli che cercano di spiegare delle transizioni di fase che sono queste sì tipicamente quantistiche. Vi metto in descrizione due o tre link di approfondimento, tutti legati a pagine wiki. Ci sono anche un paio di pagine che ho contribuito a redarre. E dopo questo più o meno breve video, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e ricordarvi di attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, saluti a tutti!